Diretta. Ok, ci sono. Mi vedi? Sta caricando in diretta. Niente. Ecco. Cristina, venite in diretta. Allora, scusate, ho avuto un problema di browser. Oggi ho fatto le prove, è andato tutto bene. Va bene se vede che l'argomento di stasera è potente. Bene, allora, benvenute, benvenuti a questo secondo appuntamento con Apriti Cielo, questa rubrica mensile che conduco, diciamo, io che sono Cristina Lignato, con una serie di informazioni, messaggi, anche provenienti dai registri akashici e con uno spazio di meditazione. Allora, bene, bene, vedo che ci siete e mi scuso ancora. Chi mi conosce sa che io sono una persona puntuale e che ci tengo alla puntualità, però è andata così. Allora, volevo ringraziare Enrico Ballantini, Anna Tambolini, a cui faccio i miei più caldi auguri di ripresa, per darmi questa possibilità di essere con voi, di poterci incontrare, anche se diciamo in maniera virtuale. L'altra volta avevamo un po' introdotto i temi del cuore, che sono i temi che poi sono a me cari, e questa volta, sempre dai registri akashici, il tema che è venuto fuori preponderante è il tema del potere. Questa volta faremo viceversa. Io adesso dirò alcune cose e naturalmente avete sempre la chat se volete porre delle domande, così vi posso rispondere. E vediamo se riesco a far scendere dal mio altare il mio gattone. No, approfitta perché sono in diretta, altrimenti sarebbe già giù. E quindi faremo il contrario. Io adesso dirò alcune cose e poi verso la fine faremo una meditazione tutti insieme. Allora, perché l'argomento di stasera è il potere? Perché mai come in questo periodo mi sento spesso chiedere, io se stessa mi sono chiesta, ma alla fine noi che cosa possiamo fare di fronte a questa situazione che ci sta appesantendo la vita da un po' di mesi. Quindi sono andata un attimo a vedere come inquadrare l'argomento di stasera e partendo quindi dalla definizione ufficiale che ne dà il dizionario Treccani del potere, dice: il potere è la possibilità di agire, di fare qualcosa. Quindi questo tipo di definizione ci porta appunto a qualcosa che noi dobbiamo fare. Scusate, ma devo intervenire. Prima che fosse troppo tardi. Allora, dicevo, anche questo è potere. Ci dà appunto la possibilità di fare qualcosa, no? Però noi di solito, quando sentiamo questa parola, la parola potere, non ci suona troppo bene, no? Perché automaticamente la associamo all'abuso di potere.
alla sopraffazione, a qualcuno di forte che ha la meglio su qualcuno di più debole, a un potere che schiaccia, a qualcosa che ci opprime, a qualcosa che ha una connotazione più negativa, no? Che è positiva in linea di massima. Perché quello che noi diciamo, abbiamo in mente è un pochino il potere. Usato male, il potere dell'ego. In realtà il potere, come tutte le energie forti, è una qualità, è uno strumento che può essere usato a fin di bene o a fin di male. Quindi, però il potere è qualcosa che ci appartiene. Che tipo di potere noi, per esempio, abbiamo? Innanzitutto, vabbè, abbiamo il potere del pensiero. Il pensiero, diceva Edgar Cayce, il più grande lettore di registri akashici, i pensieri sono cose. Quindi, volendo con questo sottolineare quanto sia importante il tipo di pensiero che noi abbiamo, perché non resta lì, perché è una cosa. E di solito, non sempre, il pensiero poi magari viene espresso a parole, quindi possiamo conoscere il potere della parola. Anche qui, in questi giorni, riflettevo proprio sul potere, no? Della comunicazione. In fondo, la comunicazione è tutto, è la chiave, dell'esistenza, delle interazioni con le persone, con gli animali, con le cose. Anche leggere i registri akashici è una forma di comunicazione perché non basta soltanto ricevere, no? Ma bisogna anche capire e comunicare a se stessi o agli altri che cosa si è ricevuto. Quindi la comunicazione è potere. Infatti, ci può essere buona comunicazione o cattiva comunicazione, anche qui. Cioè la comunicazione può essere usata sempre appunto a fini egoistici per persuadere. Per persuadere, per convincere, per ottenere, per manipolare. E quindi siamo ancora una volta in presenza di un potere dell'ego. Però viceversa, la parola può essere usata per confortare, per sostenere, per apprezzare, per innalzare. Quindi anche qui sono tutti esempi per farvi capire di come appunto il potere di per sé sia neutro. Magari ci è stato insegnato molto il potere della volontà, no? Volere è potere. Anche qui, certo, volere è potere nel senso che di solito per diciamo, ottenere ciò che desideriamo oppure raggiungere un certo obiettivo, per prima cosa dobbiamo volerlo, no? Dobbiamo avere la volontà di. Però anche qui quando la volontà sopraffa la sensazione, noi non stiamo usando il potere a fini del nostro e dell'altro bene. Cioè, intendo dire, quando noi facciamo una cosa o vogliamo una cosa di pura volontà, anche se dentro sentiamo che non è per di lì, noi ci stiamo facendo una violenza, stiamo abusando del potere della volontà contro noi stessi. Quindi è una linea veramente sottile, no? Quella che separa l'uso del potere in un modo o nell'altro. L'altro tipo di potere, quello che ci interessa, è il potere che deriva dalla nostra essenza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è il potere che deriva dal fatto di avere coscienza che noi siamo esseri umano divini o divini umani. Cioè che non siamo né solo umani né solo divini. Però siamo anche divini, oltre che umani. E quando parlo di divino, è perché non riesco a trovare un'altra parola,
Ma ci tengo a spiegare che mi riferisco al fatto che siamo di natura, come dire, sovraumana, sovrannaturale. Cioè la nostra essenza, non è umana, la nostra essenza è spirito, la nostra essenza è qualcosa di impalpabile, qualcosa di eterno, qualcosa che, fa parte della, come dire, della sorgente originale, della fonte originale. O di Dio, parlando di esseri umani. Sono solo parole che però vale la pena di esplicare perché spesso le parole appunto non possono dare adito a fraintendimenti. Quindi quando io parlo di Dio parlo nella mia concezione di quella forza onnipotente che è l'origine del tutto. E che origina tutto, di cui noi non solo, da cui noi non solo siamo originari, ma di cui facciamo parte e di cui abbiamo la stessa sostanza. Nel nostro DNA c'è questo. Allora, è importante questa specifica perché in questo momento noi ci sentiamo impotenti. Di fronte a questa situazione ci troviamo obbligati a fare delle cose contro la nostra volontà e che magari non riteniamo siano giuste, no? Quindi sorge una certa frustrazione. E quello che io ho capito in questi mesi, anche grazie alle letture che ho fatto alle persone che mi chiedono aiuto e quello che ho fatto a me stessa, è proprio che noi ci confondiamo perché non possiamo pensare di fare qualcosa agendo da un'altra parte che non sia la nostra essenza. Ma prima di arrivare lì, voglio fare un passo indietro di circa 2000 anni. Cioè, voglio tornare a quello che troviamo scritto nei versetti del Vangelo di Giovanni. Cioè, la domanda è da dove deriva il nostro potere, quello vero. Allora, dice Gesù nel Vangelo, dice, in verità vi dico che chi crede in me compirà opere che io compio e mi farà di più grandi perché io vado al Padre. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Allora, perché il maestro Yeshua diceva queste cose, farneticava, voleva far contenti, voleva illudere le persone. Assolutamente no. Quello che ci sta dicendo il maestro è che se noi crediamo in questa nostra parte divina, in questa essenza, cioè chi crede in me, ricordiamoci che Gesù era il Cristo fatto uomo, quindi chi crede in me come Cristo uomo, quindi se noi crediamo in noi stessi come esseri di luce, esseri cristallini di Cristo, esseri appunto energetici prima che succedono cose strane stasera, scusate, prima che esseri umani, ecco, se noi crediamo in questo, stiamo attingendo al nostro potere, quindi potremo compiere opere proprio come quelle che ci ha fatto vedere, così si racconta, ci abbia fatto vedere il maestro Yeshua, e anche più grandi. Perché io vado al Padre. Cosa vuol dire che vado al Padre? Ecco, vuol dire il maestro ci sta insegnando a come fare, come fare. Cioè, come fare ad accedere a questa parte che è la nostra essenza e che contiene il nostro divino, quindi il nostro essere onnipotente. E cioè, accedere all'universo delle infinite possibilità. Il Padre è l'universo delle infinite possibilità. Quindi non ci sta dicendo mettetevi a lavorare, mettetevi
Datevi una mossa, vedrete che quello che volete con il duro lavoro vi arriva e ce la farete con la vostra forza di volontà. No, ci sta dicendo che se noi riconosciamo il nostro potere, cioè il potere della nostra essenza, e da quello e lo contattiamo, e da quello spazio, l'universo delle infinite possibilità, noi agiamo, non c'è limite a ciò che possiamo fare. Quindi cosa significa? Che fino a che noi cerchiamo di cambiare le cose dalla materia con la materia, non ce la possiamo fare. In questo momento l'ombra sta manifestando tutta la sua potenza. I maestri dissero anche qualche mese fa che più si fa aggressiva, più significa che ci sono delle crepe, no? Che sta cedendo. Però non possiamo partire dal, come dire, dall'effetto, ma dobbiamo andare alla causa, dobbiamo andare all'origine, cioè dobbiamo diventare onnipotenti, uscire dal limite della nostra mente che ci fa sentire impotente e ancora una volta sarò ripetitiva, ma entrare nello spazio del cuore, lo spazio dell'essenza, lo spazio del divino, che è potentissimo, potentissimo. Che cos'è che fa sì che noi, in linea di massima, nella maggior parte del tempo, diciamo, non agiamo dalla nostra essenza, dal nostro spazio onnipotente, ma agiamo dall'ego, dal piccolo io? Fondamentalmente sono le nostre credenze, cioè le cose in cui crediamo o ci hanno fatto credere e alla fine ci abbiamo creduto anche noi, le cose che sono state depositate dentro di noi in questa vita all'inizio o che ci portiamo da altre vite, eccetera, eccetera. Quindi tutta una serie di convinzioni che la psicologia definisce convinzioni limitanti, no? Perché non sono mai convinzioni potenzianti, di solito. Sono convinzioni limitanti. Faccio un esempio. Da piccole ci hanno ripetuto, sei una buona nulla, non vali niente, fai sempre guai, te l'ho detto tante volte, non capisci niente, non vali niente. Non serve a niente, potrei continuare per l'eternità, a scuola, a casa, con gli amici. E queste informazioni, se i pensieri sono cose, le parole avete idea di cosa siano, no? Sono cose ancora più grandi, sono proprio strumenti di potere. Quindi questo tipo, per esempio, di affermazioni ripetute, magari più e più volte, finiscono per ledere il nostro potere personale, perché alla fine noi, soprattutto se queste gentili parole le riceviamo in tenera età, finiamo per crederci, una parte di noi almeno finisce per crederci, perché comincia a convincersi, beh, in effetti, no? Non sono capace di fare niente, eccetera, eccetera. E qui cominciamo a creare questo solco di credenza, che purtroppo se non ci risvegliamo e se non iniziamo a capire che noi non siamo la nostra personalità, noi non siamo quindi la nostra personalità che è condizionata da queste credenze, e non siamo neanche le nostre credenze, fino a che ciò non accade, noi continuiamo ad andare avanti nella vita come piccoli uomini, piccole donne. Diciamo che poi poche sono le occasioni in cui veniamo incoraggiati a invece manifestare la nostra potenza, la nostra essenza, perché parlo insomma del nostro paese, perché è quello in cui sono cresciuta, se, a parte appunto la scuola o la famiglia, se vogliamo rivolgerci a noi, almeno io da piccola, a me mandavano dottrina, alla parte, diciamo, a coloro che sono deputati a darci una visione spirituale di noi stessi,
non è che ci insegnano tu sei divina, tu sei divino. No, c'è Dio, poi ci sei tu che sei arrivato qua, già col peccato originale dalla fabbrica, e quindi insomma sei qui per espiare per i tuoi peccati, ma insomma, non è che sei qui proprio per godertela e per esprimere tutto il tuo potere. Quindi voi direte, beh, ma allora non è facile. È la sfida della vita. Non possiamo continuare a farci condizionare da queste cose per tutta la vita. Intanto noi sappiamo che ci sono, è già il primo punto, perché se non sappiamo nemmeno di avere certe credenze limitanti, figuriamoci che cosa possiamo fare, no? Perché se queste credenze sono depositate nel nostro inconscio, quindi nella parte non conscia, non è che non esistono, non è che smettono di avere potere. Continuano ad esistere, solo che noi non lo sappiamo, quindi continuano ad agire senza la nostra consapevolezza, fuori dal nostro controllo. Quindi chi è venuto nei miei seminari sa che, per esempio, io con il mio metodo amore, attenzione, movimento, respiro, faccio sempre partire le persone dal corpo, perché per arrivare al contenuto magari del nostro sistema anche inconscio, non si può partire con la mente, quindi non si può partire per esempio con la forza, con il potere della volontà. No, bisogna lasciare che i contenuti emergano. Quindi io particolarmente uso il respiro circolare, ma ci sono tante tecniche che fanno questo. Che cosa succede? Poi quando cresciamo, no, magari cominciamo un po' a mettere il naso fuori di casa, a fare le nostre prime esperienze da adolescenti, cominciamo a capire che un po' ci sembra di capire come va il mondo, e poi cominciano a dirci: no, ma cosa fai? Non è possibile, sei pazzo, sei strano, sei così, sei colà, e ancora sempre, no, il nostro potere fa fatica a venire fuori. Quindi alla fine noi ci dimentichiamo anche di averlo, questo potere. Però in questa situazione in cui ci troviamo oggi, che è una situazione limite, lo dicono tutti, non dico soltanto io, ma perché lo dicono tutti? Perché è così. È una situazione di fine ciclo, una situazione in cui certe cose finiscono, per lasciare spazio a quelle che devono arrivare. E noi siamo un po' in mezzo, no? Siamo un po' in mezzo a questo cambiamento. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è osservare queste credenze e smettere di dare loro potere. L'altra volta mi aveva chiesto una mia amica di parlare un attimo del discorso della lamentela. E perché dico così? Perché la lamentela fa parte appunto diminuire il nostro potere. Quando le cose non vanno come ci piace, la maggior parte delle persone tendono a lamentarsi. Che cosa faccio io veramente quando mi lamento? In realtà sto creando, attuando il mio potere, attivando il mio potere creativo in maniera però controproducente. Perché? Perché ripetendo quello che non va, porto energia su questo. E dove io porto l'attenzione, dove io porto l'energia, la cosa cresce, in un senso o nell'altro. Allora, cosa significa questo? Significa che la lamentela non mi aiuta, non risolve i miei problemi e non mi aiuta a distaccarmi dal problema stesso. Per questo è importante che noi ci abituiamo a educare la nostra mente e la nostra parola, che è un prodotto della nostra mente. Perché
come dicevo anche l'altra volta, tutto quello che noi pensiamo, facciamo, diciamo, resta registrato in Akasha, non è che sta perso. E sono tutte forme energetiche che noi emettiamo. E sapete bene che quello che noi emettiamo, cioè, poi va in risonanza con l'esterno. Quindi quando si dice, no, piove sempre sul bagnato, è un vecchio proverbio molto saggio, perché questo è l'effetto della lamentela. Noi dobbiamo imparare a trasformare proprio il tipo di dialogo interiore della nostra mente e quindi esteriore. Se lo trasformiamo, acquisiamo potere. Altrimenti questa lamentela continua ce la toglie il potere, ci toglie proprio l'energia. Beh, vi sarete accorti come sta vicino una persona che non fa che lamentarsi? Un po' non ce la fate più. Ecco, al contrario, vediamo ora che cosa intendeva dire appunto il maestro quando diceva potete fare le cose che faccio io. Certo, lui faceva delle cose straordinarie, no? Guariva le persone, modificava la materia, riusciva a camminare sull'acqua, no? Oppure materializza il suo corpo, poi riappare nel corpo di luce. Sono tutte manifestazioni che ci sembrano a noi escluse, no? Perché lui era un maestro. E probabilmente a un certo livello è così. Cioè, se noi continuiamo appunto a considerarci sempre comunque da meno, sempre comunque inferiori. Diciamo invece che noi siamo semplicemente, come dire, un po' scordarelli, un po' fuori allenamento, un po' distratti, molto distratti, tremendamente distratti. Da cosa? Da noi. Siamo distratti dalla nostra stessa mente, che ci distrae di continuo. E ci trova continue occasioni per distrarci ulteriormente. Quindi, se avere il potere è la possibilità oggettiva di agire, di fare qualcosa, che cosa noi possiamo fare? Quello che noi possiamo fare è di natura energetica, è di natura spirituale. Agire quindi dallo spazio del cuore. A questo proposito, chi ha fatto il corso sulla lunata, come se lo ricorda, io cito sempre appunto questa interpretazione del Padre Nostro, bellissima, di questo clou, in cui appunto Gesù in realtà ci spiega come fare a creare la nostra realtà. Sì, è proprio fisica quantistica, ce lo spiega proprio bene, ci spiega. Perché noi fino adesso non ci siamo riusciti? Perché non abbiamo, come dire, non siamo venuti, no, al Padre. Cosa significa? Significa che non abbiamo agito dallo spazio del cuore, dallo spazio divino che ci connette all'universo di infinite possibilità, ci connette al divino che è ovunque, dentro e fuori di noi. Il divino che è onnipotente. E quindi ci dice, quando tu preghi, quindi preghi e chiedi qualcosa, desideri, l'aramaico è una lingua bellissima, io non la conosco però da quello che so, perché ha la possibilità di dare diversi significati alla stessa parola, e sono sempre significati figurativi, che richiamano immagini. Quindi per esempio dice quando tu preghi per qualcosa abbi ben chiaro, no, quello per cui tu preghi, come lo hanno gli uccelli quando sfrecciano nel cielo verso una destinazione. Avete presente, no, la forma che fanno a freccia proprio gli stormi d'uccelli quando stanno migrando? Con quella precisione, con quella chiarezza di direzione tu preghi. Com'è che ti hanno insegnato a pregare? Oh, ti prego, fammi la grazia a me che sono tanta.
Non è questo che ha detto il maestro, non è assolutamente questo. Il maestro diceva, siedi, crea la calma nel tuo cuore, perché se sei sempre ad ascoltare la mente, continui ad ascoltare la mente e sei perso. Quindi usa Ruha, il respiro, il respiro, quindi anche qui vedete un richiamo al corpo fisico, ma perché? È chiaro, perché siamo esseri divini umani, abbiamo questo meraviglioso corpo che ci serve per connetterci al divino, non è da mettere da parte o da fustigare, da mortificare. Quindi respira, cioè connettiti all'interno, connettiti al cuore, abbi ben chiaro quello che desideri. Passo non da poco, non da poco. Tantissime persone vengono da me e dicono, ma io non lo so, non lo so. Non è che non lo sanno cosa vogliono, è che non siamo abituati, non sono abituati a prendersi neanche il tempo per fare chiarezza. Io dico sempre, per fare la lettura dei registri akashici devi avere qualcosa da chiedere. Non è così scontato. Le persone fanno fatica a volte a trovare qualcosa da chiedere, perché no? Il discorso che facevo prima, sono distratte costantemente. Invece Gesù dice, siedi, sii chiaro in quello che vuoi chiedere, quindi come no? L'uccello va verso, le rispondo all'uccello va verso l'obiettivo, e poi, e qui è la frase bellissima, prega affinché la tua gioia sia piena. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu preghi qualcosa, devi attivare tutti i tuoi sensi, tutti i tuoi sensi. Quindi il sentire, il vedere, quindi l'immaginare, l'immaginazione, no? Immaginare, sentire, visualizzare la cosa per cui tu stai pregando come se fosse già realizzata. Questo lo diceva il maestro di Shua, cioè ci stava insegnando ad attivare il nostro potere di essere divini e quindi di essere creatori, come lo è Dio, creatori della nostra realtà. Vi ho fatto ogni immagine e somiglianza, perché dovrebbe essersi dimenticato o dimenticata il potere creativo? Ce l'abbiamo, siamo fatti della stessa sostanza dei nostri sogni, diceva Shakespeare, che era un visionario connesso. Il potere di sognare, dopo vi leggo un messaggio che ho organizzato oggi, bellissimo su questo. Allora, aspettate che non mi voglio dimenticare niente. E quindi noi dobbiamo ricordarci che abbiamo questo potere di creazione. E questo potere di creazione non ce l'abbiamo solo noi, ovviamente, ce l'ha anche l'ombra. Però se noi non lo attiviamo per contrastare l'ombra, dopo non possiamo lamentarci, no? Che le cose non vanno come desideriamo. Quindi, sognare, immaginare, visualizzare non è un'attività inutile. Come credete che sia stato creato l'intero universo? Mettendosi a pensare un pensiero? Aspetta, potrei fare un po' d'acqua, un po' di sole. Io non credo che sia andato proprio così. Dalle informazioni poi che ho, è proprio andata così. Prima un'essenza, Dio, la creazione, qualcosa, tutto è stato immaginato. È stato visto, è stato sognato, è stato quindi creato in una dimensione che non è questa qui. Poi dopo è arrivata la manifestazione. Dopo è arrivata la manifestazione. Non viceversa. Quindi adesso quello che ci viene chiesto di fare è di ricordarci di questo nostro potere, di questa nostra possibilità, che c'è. C'è uguale per tutti. Non è che c'è per più di più chi meno. Basta soltanto dedicarsi. Avere un po' di devozione, ma non devozione a qualcosa che
che è fuori, ma l'emozione è qualcosa che è dentro, cioè al nostro cuore, al nostro sé superiore, alla nostra essenza, alla nostra parte divina, alla nostra parte creatrice. Devozione significa questo. E quindi, ripeto, è importante che noi ci riappropriamo di questo potere di creare. Quindi volete un mondo diverso da questo? Volete che certe cose finiscano di esistere? Volete tornare ad avere una vita più piena? Ebbene, io lo faccio come appello tutti insieme. Dobbiamo, ognuno con i suoi tempi, i suoi modi, non ha importanza come, ma ognuno di noi deve davvero impegnarsi se vuole. Se ha questo desiderio chiaro, forte, come la freccia che arriva, ogni giorno mettersi lì, respirare profondamente, connettersi al cuore e vederlo questo mondo, vedere nello specifico le porte che si aprono, le persone che si abbracciano, la vita che scorre, i bambini che giocano con altri bambini, gli anziani che stanno in mezzo ai bambini e tutto quello di bello e di sensato che c'è nel nostro mondo. Io credo che questo è quello che noi davvero possiamo fare, ma soprattutto è importante che ci rendiamo conto che questo è importantissimo. Non sono stupidaggini new age, sole, pace, luce, peace and love. No, questo è il mondo in cui hanno sempre creato. E ora voglio arrivare, se lo trovo, a leggere quello, un pezzetto, non tutto, di quello che ho canalizzato il 1 novembre, un pezzetto del messaggio, e poi veniamo a quello di oggi. Nel frattempo, e poi vi lascio uno spazio di domande se ci sono. Allora, è un estratto del messaggio ricevuto dagli registri akashici cosmici, 1 novembre, quindi ormai 20 giorni fa. I maestri dicono: ebbene, avete come sempre due possibilità e siete comunque molto amati. Questo ricordiamocelo sempre. Non dobbiamo comportarci bene. Dobbiamo fare quello che sentiamo, siamo comunque molto amati. O continuare a rimanere nel terrore guardando il vostro vicino come nemico, oppure iniziare ad andare oltre, a non credere a ciò che sentite, a ciò che vi fanno vedere. Il potere della comunicazione, no? Il potere della comunicazione a senso unico cosa diventa? Propaganda. Quindi non credere a ciò che sentite o vi fanno vedere, a credere invece in voi stessi, nella vostra capacità di rimanere nel cuore e creare da lì un mondo davvero migliore, un mondo di amicizia, fraternità, sostegno, amore, un mondo di abbracci e contatti anche fisici. Allora, questo l'ho organizzato il 1 novembre. Quindi i maestri ci portano lì ad aiutarvi in questo momento. Aiutare quello che loro stanno facendo da un'altra dimensione. Quando noi ci connettiamo al cuore, ricordiamocelo, noi usciamo da questa dimensione ed entriamo in una dimensione più ampia. Entriamo in, potremmo dire, uno spazio di coscienza ampliata, in cui arriviamo a toccare quello che, non so, hanno anche definito. Prendo a prestito la definizione di MacArthur, il campo del punto zero, il campo delle infinite possibilità. Quindi, oggi poi ho voluto chiedere se c'era qualcos'altro che potevo dire, che potevano dirci rispetto a questo argomento del potere. E adesso vi leggo quello che mi è arrivato. Il potere del sé, ecco appunto del sé, dell'essenza.
In questo momento dovete lavorare sul vostro potere di creatori o creatori della realtà. Potete lavorare solo su quello, perché l'oscurità è presente. Non potete cambiare la materia con invenzioni materiali. C'è bisogno di un lavoro alchemico di trasformazione interna. E siete in tanti che lo state facendo. E lo avete capito. Ed è così che attivate davvero il potere di cambiare questo film di realtà che si è manifestato. È molto importante che le persone capiscano che hanno il potere nelle loro mani e che non sono impotenti. Perciò non sono sciocchezze queste. Quello che dici di fare, quello a cui ho detto prima, appunto, la creazione del cuore, è una pratica che veniva fatta moltissimo nelle civiltà altre, di altre etnie e specie. Non è che si parlasse per creare le cose, ma si entrava in stati alterati di coscienza in cui si aveva accesso proprio alla vibrazione primaria che attraverso la trasmutazione tramite la luce e l'amore poi manifestava oggetti, cose, movimenti di oggetti, e anche movimenti ascensionali tra passi di dimensione delle persone. Non tutti ci riuscivano, ovviamente, come nemmeno oggi, però chi si dedicava allo studio della coscienza e delle proprietà dell'essere divino umano sapeva queste cose. La conoscenza del potere è sempre stata mantenuta segreta. La conoscenza è potere, no? È sempre stata mantenuta segreta, per motivi anche non egoici, ma perché il potere è un, tra virgolette, un'arma che deve essere usata da chi lo sa gestire, altrimenti potrebbe essere pericolosa per altri. Perciò, per usare questo tipo di potere, bisogna avere un intento altruistico, un intento che va al di là dei propri interessi personali. Poche persone hanno questo intento e questo potere. Ce ne sono anche oggi nel mondo, ma per questo, fin dall'antichità, quelle che chiamate le altre specie o altre etnie, altre razze che hanno abitato il vostro pianeta, gli insegnamenti di questo tipo venivano dati a pochi, per proteggere la popolazione, anche se poi, allo stesso tempo, la conoscenza è stata tenuta segreta per manipolare la popolazione. E questo è ciò che accade anche oggi. Oggi in particolare la conoscenza viene mantenuta segreta, screditando chi la divulga. Poche persone oggi sono autorizzate a dire la verità e tutti gli altri mentono, secondo questo sistema in cui vi trovate oggi. Quindi questo è molto importante, no? Perché è già successo e sta succedendo, no? Di nuovo che la conoscenza vera viene screditata, in questo modo viene occultata, viene ridicolizzata, in modo che non possa essere, che non possiamo riprenderci appunto questa conoscenza che ci dà potere. Quello che ancora puoi dire, che non è stato detto nel messaggio precedente, quello dell'1 novembre, è che noi creiamo continuamente realtà nuove per contrastare le realtà che crea l'ombra. Quindi è molto importante che le popolazioni tornino a sognare. Sognare non è un'attività inutile, al contrario. Sognare è come l'esistenza crea, è come il mondo viene creato. Prima viene immaginato, sognato, e poi viene manifestato. Questa attività non la fate più e quindi diventate vittime delle creazioni di qualcun altro, che invece continua a farlo. Ebbene, dovete tornare a sognare.
tornare a immaginare, tornare a creare. E questa è la conclusione del messaggio che ho ricevuto oggi. Quindi sono buone notizie, stavolta tanto, perché se abbiamo questo potere, e ce lo abbiamo, è tempo veramente che lo usiamo tutti insieme, lo ripeto quotidianamente, l'intento, no? Che questa cosa, che ci opprime, questa cosa che ci divide, si sciolga, svanisca, ci soffiamo sopra, come dicono i maestri. Bene, allora adesso vedo se c'è qualche domanda, perché finché parlavamo non ho guardato la chat. L'audio si sente male, io ho parlato per 2 ore. La linea è sovraccarica. Ok. Audio basso. Oggi la disinformazione e il potere sta facendo disinformazione alla grande. Sì, beh, io sto cercando, adesso parlo più forte, spero insomma che mi abbiate sentito. Ho un computer molto vecchio, confesso. Dovrò dotarmi magari di un, non so, un microfono, un computer nuovo, vediamo. Dicevo, io, il mio intento in queste serate, come ho detto l'altra volta, è quello di creare uno spazio nutriente, creare proprio uno spazio che prenda forma, nella cascia che prenda forma, in cui connettere tutti i cuori che vogliono contribuire a stare nella luce, a stare nell'amore, a mantenere questa vibrazione alta. Questo è quello che io posso fare. Non posso fare se non quello che io sento, se non quello in cui io credo, e posso condividere solo quello attraverso cui io sono passata. E quindi il potere di creare, e chi mi conosce lo sa, è qualcosa che io ho davvero conosciuto e continuo a vederlo manifestato ogni giorno. E quindi io sono convinta che questo sia il momento davvero di, come mi dissero i maestri qualche anno fa, di fare carne e sangue dell'insegnamento. Oggi, prima di venire qui, ho beccato al volo l'affermazione di oggi che mi sembrava perfetta. Io sono la trasmutazione di quello che ho appreso. E mi sembra, grazie al mio amico Mattia Stestefano che ha detto questa frase oggi, mi sembra la cosa più giusta. Cioè è tempo per noi di mettere in pratica tutto quello che abbiamo appreso. Bene, allora adesso se siete d'accordo, intanto non lo so se siete d'accordo. Comunque, io vorrei farvi fare una meditazione, una visualizzazione proprio per attivare il nostro potere creativo, cercando di, come dire, cercando proprio di entrare con tutti i sensi dentro questa meditazione. Allora, per chi guarda questo video in registrazione, da adesso in poi appunto non c'è molto da vedere, ma da ascoltare. Cercherò di parlare più forte possibile, perché vedo che vi lamentate che l'audio è basso. È stato chiaro tutto dall'inizio? Bene, ho sentito tutto, sono contenta, grazie Alice. Allora, anche se appunto per guidarvi nella meditazione non posso urlare perché non mi viene. Allora, io vi consiglio adesso di lasciar perdere il video, appunto, di mettervi in una posizione comoda, comoda, non c'è bisogno che state in posizione, diciamo, con le gambe incrociate, potete stare anche distesi se lo preferite, oppure
comunque belli comodi con la schiena dritta. Prima però di cominciare vi vorrei far vedere un oggetto. Un oggetto che c'entra con questa meditazione. Allora, questa qui è una spazzola, ve la faccio vedere. Ecco, ce l'avete presente? La vedete bene? Ok, guardatela bene. È una spazzola, quella che si usava una volta, no? Per lavare i panni. Questo oggetto, grazie Margherita, fortunato. Questo oggetto ci serve nella nostra meditazione. Ok. Allora, mi dispiace, non sono d'accordo con quello che ha scritto questo signore, ma adesso non ho tempo per queste cose. Invece, chi non ha voglia di fare la meditazione, può lasciare questa diretta. Chi ha voglia, invece, si prepari appunto ad entrare in uno stato, di, profondo rilassamento. Allora, cominciamo col fare tre respiri, chiudete gli occhi. Chiudi gli occhi e fai tre respiri lunghi, lenti e profondi, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca, per dare un segnale al tuo sistema che stai entrando in uno spazio rilassato. Per tre volte inspiri ed espiri profondamente. Entra quindi ora in contatto con il tuo respiro, come respiri normalmente, senza modificarlo. Segui per qualche ciclo il tuo respiro. E accorgiti di come respiri. Adesso prova a immaginare o a percepire di avere tra le tue mani magiche una spazzola come quella che ti ho mostrato prima, con cui si lavavano una volta i panni. E questa spazzola la sprofili sopra un grande pezzo di sapone di Marsiglia. Sprofili la tua spazzola sopra il sapone e produci una bellissima schiuma bianca. Con la tua mano magica produci una bellissima schiuma bianca, strofinando la spazzola sul sapone. E ora che hai questa spazzola piena di schiuma bianca, la porti nelle sinapsi del tuo cervello, nei collegamenti che il tuo cervello fa, nelle sinapsi che il tuo cervello ha. Strofini questa spazzola piena di schiuma bianca. Stai insaponando il tuo cervello. Stai pulendo la tua mente. E mano a mano che passi la tua spazzola piena di schiuma bianca, vedi o percepisci o immagini le sinapsi del tuo cervello farsi sempre più chiare, luminose e pulite. Stai pulendo le tue sinapsi. Stai pulendo la tua mente. Stai cancellando tutto ciò che non ti serve conservare.
con questa schiuma bianca stai purificando l'origine dei tuoi pensieri. Passa la tua spazzola e vedi la schiuma bianca che ricopre tutto, come neve, purificando la tua mente. Ora che hai insaponato per bene, con le tue mani magiche, prendi una bacinella d'acqua e ci immergi la spazzola. Poi la passi su tutta la schiuma per toglierla. E percepisci o vedi o immagini l'effetto dell'acqua sul tuo cervello, sulle tue sinapsi, che diventano sempre più brillanti e pulite. Stai risciacquando la tua mente. Stai lavando via anche gli ultimi residui di pensieri che affollavano la tua mente. L'acqua lava via tutto ciò che non ti serve più pensare. E ti senti fresca, leggera, fresco, leggero, lucida, lucido. E accorgiti del tuo respiro. Ora che hai risciacquato la tua mente, le sinapsi del tuo cervello, lascia entrare la luce del sole. Lascia che la luce del sole asciughi il tuo cervello. Lascia che i raggi del sole penetrino fin nei meandri più nascosti della tua mente. Percepisci l'azione rigenerante del sole. Vedi come tutto sta iniziando a brillare dentro il tuo cervello. La tua mente ora è illuminata dalla luce del sole. E una sensazione di benessere ti invade via via che i raggi del sole entrano dentro di te. Senti come il sole attiva tutto il tuo sistema, corpo, mente, anima. E percepisci i cristalli contenuti nel tuo DNA che si attivano con la luce del sole. Sta brillando tutto ora. Tutto il tuo DNA cristallino si è attivato con la luce del sole. Concentrati solo sulla luce. Senti la tua luce. Sentiti brillare. Sentiti luce. Senti la vibrazione della luce dentro di te. Percepisci la potenza della tua luce. Percepisci
il tuo potere. Sei luce. E accorgiti del tuo respiro. Ora che sei luce, puoi vedere o percepire i punti di luce che ricoprono la terra, formando una rete cristallina. Questa rete di punti di luce cristallina avvolge tutta la terra. Tu, come punto di luce, sei parte di questa rete. Questa rete di luce illumina la coscienza della Terra e dei suoi abitanti. Questa rete luminosa mantiene ancorata la luce sulla Terra e tu, con la tua luce, ne sei parte. Senti la forza della rete potenziare la tua forza, la tua potenza. Sentiti parte della rete di luce e percepisci l'aumento di vibrazioni in te. Se espandi ancora di più il tuo sentire, la tua vista, ti accorgi che questa rete luminosa è a sua volta connessa ad altri punti di luce, connessi tra loro in una rete più grande. Questa rete avvolge tutti i pianeti, le stelle, tutto l'universo. E tu, come punto di luce, sei connesso a questa rete. Senti la forza e il potere di essere parte di una rete di luce immensa. Questa rete continua all'infinito e tu ne sei parte. Forse i punti di luce per te hanno un colore, o forse ora prendono la forma di qualche maestro che ami, o di qualche angelo. Sono moltissime le luci che compongono questa rete di reti. Hanno vibrazioni e intensità diverse tra loro. E anche tu hai la tua. Senti la tua vibrazione. E sentine l'intensità e il tuo respiro. Senti la tua vibrazione, la sua intensità, il tuo potere. Ora riporta questa sensazione dentro al tuo corpo fisico. Lascia scendere la luce e la sua vibrazione in tutte le cellule del tuo corpo fisico. Lascia che si adatti e accorgiti del tuo respiro, che si fa più profondo e lento.
tre respiri lunghi, lenti e profondi. Lentamente inizia a muovere il corpo, a sentirlo, a stiracchiarlo, forse sbadigli. Piano piano stai tornando a ritrovare questo posto, questo spazio, questo momento. E quando te la senti, puoi anche arrivare a tornare ad aprire gli occhi, mantenendo la sensazione della tua potenza, del tuo essere luce. Sei calma, sei calmo e in pace. La tua mente è pulita, è vuota. Ok. Penso che siete tornati e volevo un attimo aggiungere una cosa che prima. Che prima non ho detto. Questa meditazione, vediamo se riesco questa meditazione si rifà al messaggio che ho canalizzato il 20 di novembre, che parla proprio dell'attivazione dei cristalli di luce. Vediamo se lo devo trovare. Eccolo qua. Ok. Che appunto parla di informazione appunto vibrazionale. Ecco, vi leggo brevemente questo pezzettino, giusto per concludere, e poi ci sentiamo perché grazie, Alice. Allora, dice, messaggio del 20 novembre. In questo momento il vostro sistema immunitario non è minato da un virus, ma dal terrore dilagante. Ebbene, fate entrare il sole nella vostra vita in senso lato e in senso fisico. Esponetevi al sole il più possibile. Questo riattiva i cristalli contenuti nel vostro DNA e vi rende cristallini, appunto, cioè immuni, cioè del Cristo, aggiungo io, cioè potenti. Ecco. Bene, io direi che ci salutiamo. Vi ringrazio per essere rimasti con me, quelli che sono rimasti.